Amici della rete, ben trovati con la consueta informazione di Termoli TV. Amministrative, parte la campagna elettorale. Presentate le liste, si vota anche a Larino, Guglionesi e Colletorto, ma vediamo. Il tempo è scaduto nei 9 comuni della provincia di Campobasso in cui si torna alle urne. Sono state presentate le liste. Si vota a Guglionesi, a Colletorto, a Larino, a Montorio nei Frentani, ad Oratino, a Ripabottoni, a Salcito, a San Massimo e a Vinchiaturo. Tre i centri principali in Basso Molise, dove è già partita la sfida. Inizia la campagna elettorale. A Guglionesi il sindaco uscente Leo Antonacci se la dovrà vedere contro un altro sindaco storico, Cloridano Bellocchio. Quest'ultimo avrà in squadra Marco Angelucci, Giuseppe Aristotile, Marinella Di Carlo, Costanza Filippone, Felice Giagnorio, Enrico Marcantoni, Giuseppe Maurizio, Giacomo Mazzatenda, Antonino Pace, Angela Vernucci. Antonacci schiera invece alcuni esponenti della vecchia amministrazione e diversi nuovi ingressi, con lui Nicola Bucci, Gigia Ciarallo, Angelo Costantino, Gianfranco Del Peschio, Giuseppe D'Urbano, Giuseppe Guglielmo, Antonio Lucarelli, Giuseppe Panzera, Maria Scardocchia, Filomena Somma. A Larino invece Guglielmo Giardino decide di tirarsi indietro e a sfidarsi saranno Michele Urbano e Vincenzo Notarangelo. La squadra di quest'ultimo è composta da Michele Di Carlantonio, Michele Pizzi, Nicola Stefano Vitulli, Sofia Abalmasova, Mariangela Biscotti, Assunta Dermes, Maria Libera Petriella, Stefano Mancinelli, Alfonso Boffa e Michele Palmieri. Insieme a Urbano ci saranno Giulio Pontico, Mirella Campitelli, Clemente Pascarella, Paolo Mancini, Giovanni Lapenna, Giulio Mancinelli, Antonio Campitelli, Rossella Mammarella, Gabriella Romualdi, Massimo Starita. A Colletorto invece, a sfidare il sindaco Fausto Tosto, ci sarà un altro nome noto della politica locale, Carlo De Simone. Insieme a Tosto sono candidati Giovanni Campanelli, Michele D'Onofrio, Michelina Spina, Maria Antonietta Ragni, Andrea Silvestri e Antonio Tavone. Con De Simone invece ci sono Lucia Di Camillo, Nicolina Eremita, Sandro Paradiso, Antonio D'Onofrio, Roberto Socci e Salvatore Mastragiacomo. Un'auto ieri pomeriggio all'altezza del ponticello di Riovivo si è capovolta. Alla guida c'era un trentenne di Termoli che viaggiava in direzione sud. Il giovane è uscito indenne dall'abitacolo e non si è reso necessario l'intervento dei soccorsi medici. È stato sicuramente fortunato. Rubano una Fiat Panda a San Salvo nell'autunno del 2011 e poi la abbandonano completamente distrutta tra Montenero e Tavenna. La segnalazione al 112 è partita da un passante che alle prime ore del mattino era in località Fontana Fredda. I militari dell'arma hanno contattato il proprietario, ma l'auto sarà sicuramente da rottamare. E mancano i requisiti di sicurezza. Sequestrato un nightclub a Larino e denunciato il titolare. Vediamo. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Larino sono intervenuti nottetempo presso il nightclub Leri, ubicato in contrada San Benedetto, unitamente al personale dei vigili del fuoco di Campobasso. Nel corso del controllo è stata riscontrata la carenza dei requisiti prescritti per la prevenzione incendi e la sicurezza sui luoghi di lavoro, per cui si è proceduto al sequestro preventivo del locale e alla denuncia del titolare, un 33enne albanese residente a San Salvo, per omissione colposa di cautele contro infortuni sul lavoro. Il vicepresidente della giunta regionale, Michele Petraroia, sarà in visita oggi al carcere di Larino, dove si soffermerà con gli operatori penitenziari, volontari e i dirigenti della struttura per verificare direttamente le condizioni di vivibilità, le attività svolte e i progetti in corso. Ma cambiamo argomento: a Santa Croce si è festeggiata ieri la Madonna dell'Incoronata, dedicata alla benedizione degli animali. Una festività molto sentita dalla popolazione che si riunisce ogni anno intorno alla chiesa di San Giacomo. Arrivano numerosi greggi di pecore e mucche, precedute e seguite da cavalli, tanti cittadini curiosi provenienti da ogni parte della regione. Ed è prevista per domani alle ore 18:30 la convocazione dell'assise civica termolese. Tra i punti all'ordine del giorno il regolamento del mercato ittico comunale e la costituzione dell'associazione anti-racket e anti-usura nella provincia di Campobasso. Era l'ultima notizia per voi. Se avete segnalazioni potete scriverci all'indirizzo sovraimpressione redazione@termoli.tv. Grazie come sempre per aver scelto la nostra informazione e buona domenica.